Il 25 aprile la parrocchia di San Marco Evangelista celebrerà la festa del Santo a cui la chiesa è dedicata. Oltre ai momenti di preghiera con la Santa Messa della mattina alle ore 9 e la messa solenne animata dalla corale parrocchiale alle 18:30, si prevedono anche altre iniziative, come la gara di dolci casalinghi, hashtag torte in casa. Rispetto al passato, negli ultimi anni la competizione si muove soltanto tramite social. Chi vorrà partecipare, infatti, dovrà inviare la propria adesione entro le ore 18:30 del 26 aprile e le foto del candidato, della torta, ma anche delle fasi di realizzazione della stessa. Le foto delle torte andranno poi per qualche giorno a caccia di consensi sulla pagina della parrocchia e al termine le tre più votate saranno le vincitrici. Insieme al comitato di quartiere si svolgeranno ulteriori appuntamenti in fase però di definizione nei giorni che precedono la festa di San Marco, tra cui la benedizione degli animali. Benedizione che non è stata effettuata per la festa di Sant'Antonio a gennaio per motivi sanitari e che invece si svolgerà il 22 aprile alle ore 17:30. È diventata una tradizione la gara delle torte proprio per la festa di San Marco, ma oltre a questo momento gioioso dopo 2 anni che la pandemia ci ha costretti di essere un po' assenti in questa circostanza della festa di San Marco, ecco, riprendiamo le redini per far sì che veramente sia la comunità parrocchiale di San Marco, sia tutta quanta la città possa vivere questo momento bello. È il 25 aprile, difatti, che è la festa di San Marco Evangelista. Ecco, ci sarà un momento non solo, ecco, di gioia, ecco, nell'aderire a questa gara di torte, ma anche un giorno liturgico dove ricorderemo, ecco, San Marco, dove la comunità parrocchiale invita tutti quanti a partecipare alla santa celebrazione solenne che sarà il 25, ecco, alle ore 18:30 qui in parrocchia. Intanto la parrocchia, attraverso la Caritas diocesana, si appresta ad accogliere una famiglia ucraina. Tanta gente si è accostata a noi e tanta gente chiede, ecco, per questa iniziativa vuole dare il proprio contributo. Quindi noi siamo aperti ad ospitare questa famiglia, ma con semplicità, con quel senso di servizio che deve essere una caratteristica, ecco, del cristiano. Il cristiano è chiamato proprio a dare il meglio di se stesso e questa è l'occasione buona per aprirsi a un popolo, a una famiglia, per noi molto importante. Sarà ospitata praticamente questa famiglia, ecco, nel piano destinato al parroco, quindi l'appartamento che già esiste in questa parrocchia, che è stata, ecco, proprio sistemata per questa opportunità che daremo a questa famiglia.